proprio l'Abruzzo all'inizio degli anni 70, grazie al WWF, a lanciare un'operazione di salvataggio del lupo a rischio estinzione. La specie fu salva e oggi la nostra regione è conosciuta per le sue riserve naturali e per la presenza di specie rare, fra le quali questa. Oggi però il WWF torna in campo di nuovo per salvaguardare questi esemplari dal rischio dell'abbattimento selettivo. In pratica il WWF ha lanciato questa campagna che peraltro, ricordiamo, ha già raccolto circa 80.000 firme attraverso una petizione online proprio per chiedere al Ministero dell'Ambiente di stralciare la parte che riguarda gli abbattimenti. Noi riteniamo che il lupo in Italia sia ancora fortemente in pericolo, basti ricordare che ogni anno vengono uccisi 300 lupi illegalmente, quindi ipotizzare di procedere anche degli abbattimenti legali è assolutamente errato. Oltretutto la cosa positiva è appunto anche questa collaborazione che nasce oggi con una realtà abruzzese, e non è un caso che questo avvenga proprio in Abruzzo, perché l'Abruzzo è stata la regione che ha contribuito maggiormente alla salvaguardia di questo splendido animale. A schierarsi dalla parte degli animalisti c'è un altro emblema dell'Abruzzo, il vino, o meglio un imprenditore che ha fatto del suo lavoro un simbolo di rispetto per la natura, un produttore di Orzogna che ha scelto la coltivazione bio come sua bandiera, vino biodinamico che da oggi sosterrà con le sue iniziative il lupo, lo stesso che rappresenta il suo marchio. Noi, trattandovi prodotti biologici e biodinamici, teniamo molto alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, e quindi chiaramente anche degli esseri e degli animali che vivono. Come sosterrete questo progetto? Con delle iniziative di marketing molto mirate che coinvolgeremo, cercheremo di coinvolgere tutta la filiera produttiva e distributiva, produttiva in Italia e distributiva in Italia e all'estero.